però per conoscere anche un po' nel 35esimo anno della particolarmente importanti che il Tribunale del Malato può annoverare, io do subito la parola. Partiranno nei prossimi giorni le tappe di questa campagna La mia salute è un bene più urgenti e dei diritti alla salute maggiore del Tribunale per i diritti del malato, 35 anni collettiva, rimane un punto di riferimento alla Presidenza della Repubblica, altri di chi non si arrende alla sopraffazione di chi lo... La dottoressa Lucia Borsellino, che è assessore alla sanità della Sicilia. Innanzitutto vorrei esprimere il mio apprezzamento personale per questa iniziativa che celebra i 35 anni del Tribunale per i diritti del malato e che in qualche modo vuole portare avanti l'iniziativa che è nata tempo fa ma che è ancora oggi molto attuale. Crediamo che formare i cittadini e i pazienti su quello che sono i vari aspetti della salute, della sanità, di come accedere alla cura, sia un investimento complesso in cui tutti quanti devono fare la loro parte, i medici, le istituzioni, ma anche le imprese e l'industria. E quindi noi siamo molto lieti di aver partecipato a questa iniziativa, perché la riteniamo parte integrante del nostro voler essere, e che poi alla fine aiuterà tutti quanti ad avere intorno a noi un sistema più equo e più sostenibile. Si alloca soltanto il 5% del Fondo Sanitario Nazionale capite per la prevenzione di volte. E direi preoccupante che a distanza di 35 anni, quindi il tempo della nostra attività, dell'impegno nel Tribunale di diritti del malato, importanti valori, importanti principi, fondamentali diritti come quello alla salute previsto dalla Costituzione e per esempio il bene comune che è il servizio sanitario pubblico sanciti dalla Costituzione, dalla legge 833 del 78, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e anche sanciti all'interno delle nostre carte dei diritti, tutti questi principi debbano oggi essere oggetto di forte riaffermazione da parte di soggetti come noi e oggetto oltremodo di protezione. Quanto noi vogliamo che lo sia. Oggi sono più convenienti nel privato tutte persone dal sistema sociale del nostro paese, che non risponde ai bisogni dei cittadini, è che nonostante ci sia una determinanza, nonostante le regioni alcune decisioni alle quali io mi sto riferendo, sta pensando di far saltare tante e altre 109. Grazie. Prima di tutto noi cerchiamo con questa campagna di favorire la partecipazione civica e noi vogliamo appunto fare in modo che i cittadini siano messi a conoscenza di che cosa sta avvenendo e favorire la partecipazione civica, perché crediamo da una vita che non ci sia bisogno di Don Chisciotte ma di cittadini attivi. Cioè noi vorremmo che fossero i cittadini che da soli fossero in grado di tutelare i propri diritti. Lo facciamo anche spiegando appunto in questa campagna come è possibile per esempio affrontare dei temi come le liste di attesa e chiedere rispetto dei tempi prefissati, o anche chiedere giustizia quando si è vittima di uno dei tanti casi di mala sanità, detti così, ma di presunto errore medico noi preferiamo dire, perché fino a quando viene provata la responsabilità di una persona è meglio non mettere mai la croce addosso a nessuno. Come vi dicevo appunto ci sarà un setting dell'allestimento con quest'area fotografica e con un'area. I nostri volontari andranno in giro nelle città che abbiamo scelto con queste cartoline senza spiegare esattamente di che cosa si tratta. La Corte Europea ha appena rigettato la richiesta di... E anche attraverso il sito dell'atto di carrozzine in regioni dove c'è molta difficoltà anche ad ottenere queste. Avremo anche la fortuna, un qualcosa di irripetibile secondo noi, di fare anche un viaggio negli ospedali italiani, perché fare il viaggio nelle regioni attraverso la disponibilità dei nostri attivisti ci sarà permesso, avrò l'onore di vedere la condizione degli ospedali in ciascuna regione, perché vederli è cosa molto diversa da sentire, leggere e così via. Ha cominciato a prendere campo anche nei processi produttivi, questo è profondamente. Tuttavia però il rischio di un approccio al tema della salute sotto un aspetto prevalentemente economicistico è un approccio che dobbiamo assolutamente scongiurare, anche in presenza di un contesto economico finanziario di risorse per definizione limitate. Voglio ringraziare, desidero farlo ufficialmente come Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali,
nei confronti di Cittadinanza Attiva. Grazie e buon compleanno. Quindi auguri. Gli auguri di Agenas sono sinceri e sono auguri che in qualche modo desiderano anche documentare quanto sia importante, avete detto 35 anni, un po' insomma, coetanei quasi della nascita del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ne abbiamo viste tante nel corso di questi 30 anni. Devo dire che Cittadinanza Attiva è cresciuta molto, ha sempre garantito questa presenza e consapevolezza nelle sue azioni. Il tema però è che dobbiamo ancora forse fare un passo in più ed in avanti perché questa cultura diventi una mentalità vera e propria piuttosto che un comportamento a macchia di leopardo e quindi stimolato. Vi è stata una crescita, dicevamo, e la persona dall'altra parte aveva bisogno di essere informato adeguatamente. Grazie veramente. Ed ora voglio spiegare, ribadire, l'ho già fatto con Torino, che la mia presenza oggi qui è la testimonianza di quanto sia apprezzato, non nelle istituzioni, dai cittadini. Mi considero un cittadino nell'apprezzamento che rivolgo verso Cittadinanza Attiva e verso il Tribunale del Malato. Sia apprezzata l'attività che loro svolgono. Il malato lo facciamo tutti a turno, per cui il tema di cui stiamo parlando non è un tema che riguarda gli altri e chi fa il presidente di Cittadinanza Attiva ha acquisito come Superman l'immortalità, come Lander l'immortalità. Per cui io lo tengo sempre ben presente, scivolato sulla domanda. E mi viene facile perché sono arrivati a compimento. No! Far crescere il numero di persone che dice che il sistema non va bene e che la politica deve accendere i riflettori sul tema della sanità, perché siccome la sanità è bene comune e siccome tra i cittadini malati uno dei quattro presenti qui ne fa parte, io immagino anche gli altri tre a vario titolo, siamo tutti cittadini malati, allora se è bene comune cerchiamo di ragionarci tutti insieme sopra prima che dobbiamo certificare il disastro. Le case è meglio restaurarle e ristrutturarle prima che siano crollate. Questo è ciò che io ho in testa e ciò che anche nella diversità, perché tante volte capita di pensarla diversamente, vorrei continuare a fare con Torino Accetti, col direttore del Quotidiano Sanità e con tutti coloro che hanno buona volontà e maniche rimboccate sull'argomento, tra cui ovviamente il presidente di Agenas e l'assessore regionale alla Sicilia oggi presenti. Grazie. E da qui in poi partirà la nostra campagna con tante tappe all'interno delle città italiane e chiediamo a tutti voi. E nei 35 anni di attività del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva abbiamo sempre avuto a cuore il diritto alla salute dei cittadini e quello del servizio sanitario pubblico, equo, universale e solidale, che permette appunto la realizzazione dello stesso diritto costituzionale alla salute. Dopo 35 anni questo impegno e questa attività si rinnova, viene rilanciata e viene rilanciata grazie appunto a questa campagna nazionale di mobilitazione dal titolo Sono malato anch'io, la mia salute è un bene di tutti. Una campagna che intende ribadire l'importanza di principi, valori, diritti come quello alla salute e del servizio sanitario pubblico in un momento in cui tutto questo non è più così scontato. Anzi, bisogna impegnarsi e aumentare il livello di attenzione su questi diritti, ma anche su questo bene comune che è il servizio sanitario pubblico. Incontreremo i cittadini attraverso 23 tappe, 21 regioni, quindi 23 città, li incontreremo nelle piazze, forniremo loro informazioni, assistenza e consulenza come facciamo quotidianamente rispetto alle questioni e ai problemi che incontrano nell'accesso al servizio sanitario, forniremo loro informazioni sui loro diritti e su come pretendere la garanzia di questi diritti, faremo nei loro confronti informazione e anche formazione
informazione, sensibilizzazione sui diritti che hanno, e soprattutto l'obiettivo è quello di attivare le coscienze di tutti sull'importanza del diritto alla salute, l'importanza del prendersi cura della propria salute, l'importanza della salute della collettività, l'importanza del diritto, ma l'importanza dello strumento attraverso il quale la tua salute può essere garantita, che è il servizio sanitario pubblico, che noi consideriamo bene comune da proteggere al di sopra di ogni altra cosa, anche perché, come dicevo, le politiche messe in atto dal governo e purtroppo anche dalle regioni in questo momento storico vanno in tutt'altra direzione rispetto ai bisogni e ai problemi che i cittadini hanno: liste d'attesa, ticket elevato, mancato accesso a terapie anche innovative. Una fra tutte le terapie anti-epatite C. Noi oggi ci scontriamo con una realtà dove formalmente tutto sembra essere andato liscio, cioè c'è il fondo, ci sono le delibere regionali, nella realtà il cittadino, sono pochissimi, davvero pochi i cittadini che accedono a queste terapie, e si toglie loro la chance, l'opportunità non di curarsi, ma in questo caso anche di guarire. La partnership, nel caso specifico con AbbVie, è una partnership importantissima, viene da lontano, c'è un rapporto di reciproca stima e fiducia, e il valore della partnership sta proprio in tutto questo, in tutta questa campagna. Attraverso questa partnership noi riusciamo ad occuparci del diritto alla salute, i cittadini possono occuparsi e tutelare ancora di più il diritto alla salute, possono tutelare e proteggere il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi diciamo che il valore è intrinseco, cioè grazie alla partnership, grazie ad AbbVie, oggi noi ci possiamo occupare di quello che sentiamo essere la priorità, e ci permette anche quindi di portare il nostro punto di vista nel dibattito e di contare nelle scelte, condizionandole in positivo.